Dopo oltre due anni di indagini e ricostruzione dei fatti, Elio Borrelli, 66 anni, ex direttore dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro, è stato denunciato per il reato di induzione in debita a dare o promettere utilità. L'uomo, ora in pensione, ha sempre avanzato richieste di carattere personale a imprenditori e ai loro consulenti. L'obiettivo era quello di far ottenere o promettere posti di lavoro o contratti di collaborazione alla figlia, alla compagna e al nipote di quest'ultima, garantendo forti abbattimenti di base imponibile o di imposta. Venivano redatti atti legittimi per creare rapporti privilegiati di confidenza e amicizia. Borrelli era stato arrestato per fatti analoghi commessi nel precedente incarico in provincia di Venezia, era accusato di aver incassato tangenti per un totale di 140.000 euro. In questi giorni, invece, la Guardia di Finanza di Pesaro ha concluso una lunga e complessa attività di indagine. E già all'epoca, coordinate dalla Procura della Repubblica, le fiamme gialle stavano acquisendo notizie su possibili fatti corrotti e concussivi. Dagli elementi è parso subito evidente l'atteggiamento dell'alto dirigente che si adoperava, appena giunto dalla sede di Pesaro, nei rapporti con autorità locali, professionisti e imprenditori del territorio, adottando modalità confidenziali finalizzate a ottenere favori personali. L'attività d'indagine si è concentrata sugli accertamenti fiscali ritenuti critici e particolarmente vantaggiosi per i contribuenti, con un risparmio di imposte e sanzioni ai danni dell'erario. Gli illeciti sono stati ricostruiti insieme a l'audit centrale dell'Agenzia delle Entrate, fattor comune dei casi attenzionati e la richiesta a imprenditori, soci e consulenti, molti dei quali residenti in altre province delle Marche e in Campania. 8. In totale le persone rinviate a giudizio erano tutte interessate a procurarsi rapporti privilegiati con un così alto funzionario dalle molteplici e spesso prestigiose conoscenze in varie zone d'Italia. Il dirigente pubblico ha sempre operato personalmente nella cura dei propri interessi e non è stato riscontrato il coinvolgimento di altri funzionari dell'Agenzia delle Entrate. Le condotte degli indagati hanno generato una sottrazione di circa 1.200.000 euro di base imponibile dagli accertamenti fiscali e di 480.000 tra imposte, sanzioni e interessi alle casse dello Stato. Gli esiti delle indagini sono stati trasmessi alla Procura Generale della Corte dei Conti di Ancona.